Pasquale Cursicato e Renato Ametrano a San Diego con il ristorante Bell'Italia. Caffè Bell'Italia. Da quanto tempo è aperto questo ristorante? E quando, Renato, tu quando sei venuto qui a San Diego? Io sono venuto esattamente 11 anni fa. Sono venuto perché ho conosciuto questa. Mi metto a ridere. Vai, Renato. Però cancello queste cose, mi Vai, metto a ridere. vai, parla, parla. Sono venuto 11 anni fa e diciamo è stata una scelta molto difficoltosa all'inizio, però dopo un paio di anni devo dire che veramente pensavo di aver fatto la cosa giusta, Tu perché sei di Sorrento, vero? io sono napoletano, trapiantato a Sorrento e adesso mezzo americano, perché ho la cittadinanza americana, ho una moglie americana, dei figli americani che purtroppo non parlano italiano. Sono venuto qui 11 anni fa, 12 anni fa quasi, e all'inizio è stata un po' dura perché la mentalità è completamente differente, però se uno riesce a superare quella fase, quella iniziale, un paio d'anni, poi dopo posso dire che quando uno si integra in questa società è un po' difficile poi tornare indietro. Quali sono stati i primi lavori che tu hai fatto qui a San Diego? È una storia perché io in Racconta. Italia stavo, ho fatto, diciamo, nelle costruzioni, ho fatto il geometra per tanti anni e ho conosciuto mia moglie che è un architetto. Mia moglie, quando sono arrivato qui, premetto che io non parlavo bene Tua moglie è inglese, americana. mia moglie è americana al 100%, e lei mi mandò a lavorare da un architetto per fare tipo il supervisor sul cantiere. Però chiaramente io dovevo partire la mattina alle 5, arrivavo alle 7 su questo posto di lavoro, poi alla fine pagamenti proprio, cioè, sai, è una cosa di apprendistato. Conobbi un mio amico di Capri e lui disse: vieni a lavorare nel ristorante. E inizi a fare il cameriere in un ristorante e guadagnavo quello che guadagnavo facendo questo lavoro di apprendistato. In una serata guadagnavo in 10 giorni. Per cui ho iniziato a fare, diciamo, il cameriere, poi ho fatto il manager. E dopo adesso con il mio cugino Pasquale abbiamo aperto questo bellissimo ristorante e devo dire che ci Tu, tuo cugino sta. Pasquale che è di Roma, Lui, vero? mio cugino Pasquale è napoletano, siamo cugini Ah, è napoletani, napoletano? però lui si è trasferito a Roma tanti anni fa e io l'ho portato qui in America, lui è molto contento e abbiamo aperto questo caffè che è una perla in questa Pacific Beach, che è una zona Ok, di. ti intervisto da vicino, dimmi. Ok, che bello. Quindi? E quindi praticamente abbiamo aperto questo ristorante con il nostro savoir-faire, possiamo dire. Abbiamo Vaffè. savoir-faire, è più francese. Vieni, vieni. E Come insomma, here, come here. il ristorante va molto bene, stiamo riscuotendo dei consensi notevoli, anche su Yelp, un sacco di gente ci apprezza molto. La pizza, abbiamo il forno delle pizze, il pizzaiolo napoletano, il cuoco di Torre del Greco, insomma cerchiamo di dare il massimo anche dal punto di vista, diciamo, relazioni, siamo tutto all'italiana. Quindi sono 2 mesi di aperto il Il ristorante. ristorante questo qua è un ristorante che mi diceva che è very long time established, è stato aperto nel 1999, però noi lo abbiamo rilevato appena 2 mesi fa. E già, diciamo, stiamo vedendo i risultati perché noi siamo le persone che siamo sul flow, cioè noi siamo ci confrontiamo con i clienti, sono molto contenti di ritorno. Il nostro cibo, devo dire, è fenomenale, E posso dire che è vero perché ho assaggiato stasera il tuo perfetto. cibo. Noi facciamo pasta fresca, il pesce lo andiamo a scegliere presso il momento, io e lui la mattina andiamo, non dico a pescarlo, ma andiamo alle pescherie, qua il pesce è freschissimo, la pizza l'abbiamo modificata, fatta molto con cucina napoletana, le paste sono fresche, Posso dire che è vero? gli ingredienti sono, si dice in America, sono organici, in Italia direste biologici, cioè cerchiamo di usare prodotti genuini, insomma, Come sei riuscito a convincere tuo cugino a perché. venire qui a San Perché Diego? lui è un filo americano più di me, lui ama l'America, soltanto che aveva bisogno di qualcuno che lo dragava, il drag Tu means. l'hai Io l'ho convinto? convinto di una storia iniziata 5 anni fa, penso a questo Di punto, più. 6 anni fa, è Sono venuto, lente, metabolismo lento. prima è venuta come turista, insomma, Basta, tu cosa per. facevi a Roma? Di cosa ti occupavi? Un ristorante, Playboy, Playboy. Costruzione, il nostro business, la mia, costruzione immobiliare. Sei contento di stare qui a San Diego Per con tuo adesso cugino? sì, per adesso sì. Il lavoro va bene. Siamo un po' uccisi. Molto stanco. Lavorando Vivi tanto. per miracolo, ma mi piace. Va bene perché stiamo avendo
non voglio esagerare, ma buone soddisfazioni. Gente che viene, poi ritorna, porta gente, quindi... Fate un saluto all'Italia e a Sorrento Channel, dove andrà questa intervista. Bello. Ciao Sorrento, mi manca Sorrento, mi mancano gli amici di Sorrento. Purtroppo io non ho molto tempo da... purtroppo non ho quando tempo, questo è un altro aspetto di questo paese. Quando inizi a lavorare ti fai prendere da questo vortice. Del business, per cui il tempo libero è pochissimo. E devo dire che, insomma, manco da Sorrento, devo dire purtroppo da 5 anni. Ok, ciao Sorrento! Ciao, e... ciao a Roma! Ciao!